Lei è stato protagonista a fine anno di una svolta un po' epocale, insomma, nella sua carriera, no? L'apertura di Casa Perbellini. Un nome che ha anche un po' un programma, perché ha una cucina a vista, spazi ridotti, un rapporto molto vicino, sala, chef. Ecco, come e perché è arrivato a questo concetto di ristorante di alto livello? Allora, la prima cosa è un progetto che gira ormai da 3 anni, siamo andati vicini 2 volte a farlo e alla terza è andata bene. Il perché non volevo più raccontare, ma volevo far vedere. E a Casa Perbellini si mangia in cucina, per cui il commensale riesce a vedere tutte le fasi della preparazione. Non raccontiamo più nulla, lo mostriamo e siamo tornati ad essere molto artigiani e facciamo una cucina del giorno, perché non avendo più celle frigorifere e avendo solo un piccolo abbattitore, neanche un freezer, tutti i giorni dobbiamo ricominciare da capo, per cui siamo tornati a un'artigianalità e comunque il cuoco, no? Lo chef è diventato un'altra volta il protagonista su un palcoscenico.